tre diverse Serbian Lady, che sono le tre sorelle. Joe Play se ne ha trovata una col drone e ora andiamo subito a vedere come ha fatto. Eccolo qua il nostro Joe Play, che è andato alla ricerca della Serbian Lady. Voglio scoprire dove si trovava, anche perché poi dopo, ragazzuoli, ce l'andiamo a cercare noi la Serbian. Guardate, è orribile, ragazzi, ha rapito pure Kadiax. È successo un casino con la Serbian Dancing Lady, cosa che io neanche me l'aspettavo che sarebbe successo. Ragazzi, guardate, si è vista passare per un attimo in mezzo ai palazzi. Forse è qua in zona, si nasconde nel parco, sono sicuro. Joe, stai attento, mi raccomando, perché se questa ti trova sono cavoli. Mi sa che la vedo, è questa, ragazzi, che sia questo puntino qua. Vedete, anche Joe si sta abbassando, secondo me è lei. Inizia a sospettare Joe che possa essere lei la Serbian. C'è anche un buco sul tetto, forse quella è casa della Serbian. Avete visto? C'erano degli occhi rossi dentro il buco. Lascia un mi piace iscritto entro i prossimi 3 secondi oppure la Serbian Dancing Lady ti mangerà stanotte. Ragazzi, l'ha trovata, guardate, è qua la Serbian Dancing Lady. Oh mio Dio, ma è diversa da quella che abbiamo visto noi l'altra volta, ve la ricordate? Che orribile, è più strana, sembra la vecchietta di Biancaneve questa Serbian Dancing Lady, ragazzi. Guardate come danza tutta strana, le sue danze coreane tutte pazzerelle, sembra quasi un robot. Fa paura anche questo, perché vedete che danza strana che fa, ha delle movenze che non sono umane e continua di continuo. Mi sa che si è accorta del drone, ragazzi, è per questo che continua, perché gli sta dicendo: tu sarai la mia prossima vittima e se mi fermerò di danzare tu morirai stasera. Io sono la Serbian Dancing Lady. Oh mio Dio, gli è crashato il drone, ragazzi. Ma questo chi è? Forse è suo figlio? No, Joe, che coraggio, sei andato a cercarla addirittura. Ce l'hai davanti agli occhi, cavolo. Guardate come si nascondono e lei continua a danzare, questa volta è girata di spalle dall'altra parte però. Quindi l'ha visto il drone effettivamente. Continua a fare la danza magnifica delle fate turchine. Loro si avvicinano piano piano per non farsi sentire. Adesso fanno croc con una foglia e questa impazzisce di rincorrere. Volete vedere? Si è girato come per dire no, niente croc. Si sentono pure strani, ragazzi, mentre si avvicinano, perché effettivamente la Serbian Dancing Lady ti mette un senso di oppressione addosso stranissimo. Vogliono toccarla? Ma voi siete pazzi, non vi azzardate ad avvicinarvi più di così. Si è fermata. Ragazzi, si è accorta che ce li ha dietro, vero? Non ti girare, Serbian! Non ti girare, Serbian! Cosa fa? Si abbassa a prendere... No, c'ha l'arma del diritto ne... Oh mio Dio! Che cosa c'aveva nel taschino? Correte via, 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 via! Fuori dalle scatole, via! Questa se no vi fa fuori, vi trasforma in delle fettine di carne. Guarda come corre, inciampa pure tra l'altro. Correte, andatevene. Cosa ci fate ancora lì pure tranquillo? Cammina questo. Joe, ce l'hai dietro, cavolo, ma cosa corrono? Perché stanno tranquilli nel parco dove... Ma è andata via? Ah, è scomparsa la Serbian Dancing Lady. Ragazzi, ma sentite anche voi quello che sento io? Ma io sento ridere dalla finestra. Ragazzi, ma questa è la Serbian Dancing Lady, la vedete? Oh mio Dio, ce l'ho fuori dalla finestra. Dobbiamo assolutamente andare vicino a lei a vedere che cosa vuole. È quella dell'altra volta, non è quella di Joe. Lo vedete che è diversa? Devo scendere assolutamente e dargliene quattro, perché sotto casa mia non puoi venire a ballare le tue danze coreane. Sono sceso e non l'ho trovata, ragazzi. La Serbian Dancing Lady non c'è, quindi sto andando a cercarla altrove. Credo però di vedere le sue orme, perché era sporca di qualcosa. Quindi andiamo a cercarla. Credo di sapere dov'è. Qua vicino, ragazzi, c'è una casa abbandonata e io credo che sia lì dentro. Forse è casa sua, ragazzi. Preparatevi, perché questa parte vi farà venire i brividi e solo i coraggiosi rimarranno fino alla fine. Eccola! È davanti alla casa, lo sapevo che era sua! È lì che balla! Ma che cavolo ti balli? Sembra Michael Jackson quando balla. Thriller! Non ci ha ancora visti, ragazzi. Stiamo zitti, stiamo zitti! Mi prende l'ansia, ragazzi. Guardatela che balla ancora. Non sembra che abbia armi. È friendly stavolta. Molto tranquilla, ragazzi. Voi avete mai visto la Serbian Dancing Lady? Scrivetemelo nei commenti. Guardatela. Sembra che ha smesso di ballare. Si sta dirigendo altrove. Seguiamola, ragazzi. Dobbiamo assolutamente scoprire dov'è il suo nascondiglio. Ma dov'è finita? Forse è entrata dentro la casa. Guardiamo le finestre, ragazzi. Non mi sembra però di vederla. Voi la vedete? La sento, ma non la vedo, cavolo. È lì che sghignazza, fa... Però non la vedo, ragazzi. Direi di proseguire dove è andata. Secondo me, ragazzi, guardate, non c'è niente, ma ci sono impronte. E mi sembra di vedere delle macchie di qualcosa. Cavolo, lei ha già mietuto vittime qua. Forse questa era la casa di qualcun altro e lei c'è entrata e gli ha fatto doing. Ragazzi, sento qualcosa però. Non la vedo, ma la sento. Aia! Aia, ragazzi, che mal di testa. È qua che balla, guardate. Ce l'ho davanti, cosa vuoi? Mi hai tramortito e continui a ballare in faccia. Ma che cavolo vuoi? Stupida Serbian Dancing Lady. Guardatela che continua a danzarci davanti. Non ci degna di uno sguardo, per fortuna, perché sennò sarei la sua vittima. Però forse se continua a ballare ho il tempo di correre. Ragazzi, perché si sta fermando? No, Serbian. No, ragazzi, che cosa fa? Aveva un coltello, corri! Corri, porca vacca, mi sono infilato in una situazione più grossa.
addosso di me, mi sa. Corri. Scappa dalla Serbian. Oh mio Dio, hai un sasso, cavolo. Me lo sono beccato sto sasso, dov'è? Cavolo, dove è andata? È sparita. La fotocamera si è disattivata ed è sparita. Però forse ce l'ha, c'è ancora dietro, dobbiamo correre a casa, ragazzi. Però forse altri sono in pericolo. Controlliamo che stia tutto bene, che non ci sia, ragazzi. Non la vedo, voi la vedete? Oh mio Dio, dietro l'angolino. Ti ho vista, affacciati. Ragazzi, avviciniamoci piano piano, era dietro quest'angolino. Vediamo. Ah, non c'è. Oh mio Dio, che ansia, che paura, che culmine. Ragazzi, guardate là. C'è pure là la Serbian Dancing Lady, nell'angolino davanti, cavolo. Eccola che se n'è riandata un'altra volta. Dove cavolo vai? Tutte le volte che ti allontani, Serbian Dancing di sto cavolo. Se n'è andata? Ragazzi, non la vedo più, voi la vedete? Sapete che vi dico? Torniamocene a casa e speriamo che non ci rompa più le scatole. Anche se fa altre vittime, scusatemi, ma l'importante è che non siamo noi. Dove sei finita, Serbian Dancing Lady? Ci devi assolutamente rispondere, non ci puoi lasciare nell'incertezza così. Non va affatto bene, ragazzi. C'è sparita davanti. Siamo cavoloni, però. Ce la siamo persa stavolta. Sei tornata a casa, vedo. Non ti fa paura sapermi vicino a te? È proprio per questo che ti sto contattando, Serbian Dancing Lady. Per assicurarmi che tu non mi entri in casa. Perché non ti voglio, nessuno ti vuole. Tutti ti odiano, sei bruttissima e cammini come Gollum. Canti, balli e fai robe strane e vuoi uccidere tutti e non va bene. Bisogna essere amici. Oh mio Dio, ragazzi, avete visto? Era Serbian Dancing Lady, tornate indietro con il video per vedere. Scrivete hashtag l'ho vista nei commenti se l'avete vista. Dove cavolo è andata? Non la vedo più. Cosa hai visto? Non ero certamente io. Perderai tutto questa volta perché mi sottovaluti. Pensi che ti prendo in giro quando ti dico che mi cago addosso con te? Mi fai una paura matta e pensi che ti sto prendendo in giro? Non credo proprio. Magari ti stessi prendendo in giro, ci guadagnerei. Se farai delle sfide per me ti lascerò in pace. Le farai? Proviamoci, Dancing Serbian Lady, proviamoci. Per quale motivo non dovrei farle in fondo, no ragazzi? Se ci promette che ci lascia in pace e non fa più vittime. Bene, sfida 1, disegnami su Roblox. E poi attendi un po' di minuti. Non hai idea di ciò che succederà. Ragazzi, siamo su Paint Spray e non c'è assolutamente nessuno. Io ho comprato ovviamente l'admin, ragazzi, perché volevo creare un server mio. Ma non c'è nessuno, non entra nessuno, è pubblico. Io proverei a disegnare la Serbian Dancing Lady, sperando che non si arrabbia, ragazzi. Ok, ragazzi, proviamo a fare un bel disegno. Io direi, intanto mettiamo il nero, taglia 2. Voi seguitemi fino alla fine per vedere come si disegna. Chi se ne frega se faccio errori, tanto è un disegno per la Serbian. Non credo gliene freghi a lei. Guardate che carino che è questo disegno che mi sta avvenendo. Ce la prendiamo un po' in giro. Avete sentito? Ragazzi, avete sentito? Era la sua risata. Dov'è? Oh mio Dio! Mi è comparsa su schermo! Dov'è cavolo è andata? Signora Serbian, non si arrabbi con noi, per favore. Non si arrabbi, saremo molto gentili con lei. Facciamo anche questo braccio. Credo che stiamo combinando qualcosa. Forse ci sta venendo brutto. Voi che dite? È bello brutto il nostro disegno? Ok, la prima parte, ragazzi, è andata. Ho segnato tutti i colori. Adesso la coloriamo, la nostra Dancing Serbian Lady. Verrà un disegno, ragazzi, fantastico. Voi non vi immaginate quanto. Rimarrete a bocca aperta da quanto è brutto. E anche la Serbian Dancing Lady. Credo che a lei piacciono le cose brutte, no? Ok, facciamo anche i pantaloni. Senza problemi. Sembra una paperella, ragazzi, sta Serbian Dancing Lady, eh. Ho paura di quello che ne uscirà fuori. Sto provando a fare qualcosa di bello, ma anche a farla infuriare. Perché secondo me se si infuria è ancora più figo. Poi ogni tanto glitcha. Fa dei glitchosi stranissimi. E sembra di sentirla sghignazzare a destra e a sinistra. Anche a voi vi sembra? Che sento fare... Cosa cavolo sghignazzi? Befanona. Te lo facciamo vedere noi. Come si ride. Ragazzi, siamo ormai giunti quasi alla fine, del disegno. Finita! Ecco a voi la Dancing Serbian Lady cinese. Che bella però, ragazzi. La sento sghignazzare. Vabbè, aspettiamo un po', ragazzi. Ha detto di aspettare 5 minuti, quindi... Nel frattempo, chi preferite tra la Dancing Serbian Lady e Super Mario.exe? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Sono dietro di te, ascolta. Guardate, è comparsa adesso. Ma che cavolo fai, Dancing Serbian Lady? È crashato il server, ragazzi. C'è qualcosa che non va. Dancing Serbian Lady, tu non dovresti poter fare queste cose. Com'è possibile che lei può? Ragazzi, è stranissima questa cosa. Lei non potrebbe entrarmi dentro i giochi. È solo perché l'ho disegnata. Figuratevi se io ce la inserivo. Ti è piaciuto il mio scherzetto su Roblox? Spero di sì. No, per niente, Dancing Serbian Lady. Non mi è piaciuto affatto, mi ha fatto molto schifo. La prossima sfida sarà molto più
più creepy? A cosa ti riferisci Dancing Serbian Lady? Più creepy di quello che mi hai fatto adesso? C'è soltanto una cosa: dovrei reagire al mio film. Nel mentre potrebbero succedere cose molto strane in casa tua. Ma tu non farci caso. Se ti alzi dalla sedia morirai istantaneamente e subito, senza nemmeno poter replicare. Non mi alzo, non ti preoccupare. Ragazzi, guardate, questo è il film nella vita reale della Dancing Serbian Lady. Questo tizio è andato a cercarla e l'ha incontrata di notte. Questa assomiglia molto alla nostra, però, vedete? E lui dice che a una certa fa un escape parkour per scappare da lei perché lo rincorre, guardate. Eccola, si è fermata. Avete visto la maschera come la nostra? Questa, ragazzi, è la nostra Serbian Dancing Lady. Allora sono praticamente tre. Non ce ne sono più di tre, allora. Sono solo loro. Guarda come corre, ragazzi. Si è talmente tanto spaventato che sta scappando a dismisura da lei. Guarda come corre, c'è pure la videocamera. Ma dove è andata la Dancing Serbian Lady? Pure il gatto corre, dice aiuto, aiuto. Arriva la Dancing Serbian Lady, scappiamo. Mi mangi i crocchini. Ok, sono andati in casa sua. Tra l'altro in America lasciano tutte le porte di casa aperte. Quindi lui è entrato in una casa che non è la sua. Mi sa che ho visto la tizia dentro casa sua. Che cavolo ci stai a fare qua dentro, cavolo. Che poi gli americani, ragazzi, hanno delle case che fanno un'impressione di notte. Siamo talmente tanto abituati a vederle nei film horror che fanno paura. Questo si sta cucinando qualcosa nel mentre. Ho bisogno di un po' d'acqua. Ma perché continui a tenere tutto buio, cavolo? Ti entra in casa in due minuti sta Serbian Dancing Lady. Lo sapevo. Ragazzi, sembra un videogioco però, così, eh. Guardate la lì che danza. E lui gli fa pure il video. Ragazzi, guardate, questa è la Dancing Serbian Lady. Oh mio Dio, è dentro casa mia. Al posto su i social che non posso nominare perché YouTube sennò mi sgura male il video. Postiamolo, ragazzi. Oh mio Dio, dove è andata? Chiamiamo il 911. Oh ragazzi, c'è una tizia che danza fuori casa mia. Cavolo, mi vuole entrare in casa e scurare male. Ma come fossi una sarcicia, aiuto. Guarda come scappa, è entrata in casa. E lui dice aiuto, aiuto. E hanno detto quella della polizia, corri perché noi non veniamo. Cavolo però. Ma è venuta lei subito. Ma cosa sei uscita a fare di casa? Se te ne stavi a casa tua magari. Oh, come sei dolce Serbian Dancing Lady. Sto cavolo è dolce. Guardate come stra arrabbiata. Ma questa, ragazzi, sembra vera però, di Serbian Dancing Lady. Non sembra una fake. Tra l'altro non capisco se è vero o animato sto video, perché hanno delle movenze che sembra animato. Anche perché io mi immagino sto tizio che corre tutto così proprio, perché lui la telecamera, dovete sapere, ce l'ha negli occhi. Questa rimane lì che danza e lui intanto se n'è salito. No, cavolo, ma gli va dietro. Devi andartene. Guarda lì come ci prova la Dancing. È stra arrabbiata questa con lui. Cosa gli hai fatto? Gli hai rubato il portafogli? Guarda, 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 guarda. Ma è stupida però. Cioè, vicina così non riesce a farlo fuori. A me mi facevi fuori a 30 metri di distanza. Molto aggressiva però, eh. Secondo me la nostra Serbian Dancing Lady è la più aggressiva di tutti. Guardalo come corre. Ma l'avevi chiusa dentro? L'ha calmata. Che fa? Danza. Ok, non sei più la sua vittima, quindi te ne puoi anche andare. No, sei la sua vittima. Ragazzi, cavolo, il video è finito e ora c'è quest'altra che danza e si fa pure i selfie. Ma che cavolo? Lui è lì che la riprende e dice: guardate, c'è la Dancing Serbian Lady. E lei si è fatta un selfie, si è fermata, ha tirato fuori la sua arma del delitto e adesso è pronta a sgurare male pure quest'altro tizio. Guarda come lo corre, come lo rincorre male. No, ti è caduta la fotocamera, non possiamo vedere niente così però. Ma poi tutti la notte fanno queste cose. Questa invece sta giocando, ragazzi, ad Animal Crossing e vede del fumo in casa sua e dice: potrebbe essere forse il deumidificatore? Non credo ci sia qualcosa di strano. Intanto lei mentre gioca ad Animal Crossing gli si muove casa addirittura. Avete visto? Si è aperto il cassetto. Ora lei, io mi sarei cagato addosso, me ne sarei andato di casa. Lei invece è tranquilla e dice: vabbè, se funziona così che male c'è. Fino a quando dentro Animal Crossing non ti compare costui, che è la Dancing Serbian Lady, ma l'anima interna però della Serbian Dancing Lady. Io me ne andrei. Che dici? Che cosa ti ridi, Dancing Serbian? Gli stai entrando in casa, ragazzi. Perché non te ne vai? Guardate che stupida, eh. Cosa fai? Finta di dormire, ce l'hai in casa il tizio. La Dancing Serbian nuova. Lo sapevo, se l'è presa, addio. Ah, ti sei preso un bello spavento. Eppure mi hai vista dal vivo, no? Hai visto che faccio paura, quindi perché dovresti avere paura di una mia copia e non di me? Perché forse effettivamente fa più paura, no? Stai forse insinuando che non faccio paura? Vuoi vedere cosa so fare? Non ci tengo, Serbian Dancing Lady. Ok, mi sembra convincente. Bene, videochiamami. Abbiamo un paio di cosetti di cui discutere prima che me ne vada. Perfetto. Hai assistito alla mia danza. Tutti quelli che vedono la mia danza sono condannati. Cosa intendi, Dancing Serbian Lady? Avresti condannato anche le persone che hanno visto questo video, vero? Tranquillo, i tuoi fan sono salvi. Li hai salvati tu con i tuoi trucchetti. Però tu no, tu sei riscatto per quelle prede che ho perso e non posso più
più mangiare. Io non sono un oggetto, Serbian Dancing Lady. Tu non mi mangerai mai. Dovresti tornartene a casa tua in Serbia e non rompere le scatole. Fatela lì la danza. C'è tanta gente anche lì da mangiare. Perché devi venire qua da me a mangiare? Come osi rispondermi così? Non ti sei ancora reso conto con chi hai a che fare, forse? Non solo io, ma tutti abbiamo a che fare con tre sorelle vergognose che vanno a danzare nelle città più grandi d'Italia e a mangiarsi la gente. Non va bene questo. Siete brutte e mi chiedo anche perché lo siete diverse. Dovreste essere una tizia che danza, non 3000. Siamo diverse perché siamo tre sorelle. E comunque io sono già in casa tua. Quando vuoi puoi anche farti vedere. Tanto non me ne andrò di qua. Sei già entrata? Ma come cavolo hai fatto? Adesso te ne dico 4, e mi attacca. Dobbiamo andarla a sgridare. Gli dobbiamo dire 4, ragazzi, a questa. Non va bene così. Ragazzi, credo che sia molto vicina. Guardatela. È in salotto, vero? Eccola. A 3 bicchieri la Dancing Serbian Lady questa volta. Che cosa vuole da noi? Signora Dancing Serbian Lady, un indovinello, giusto? Quale devo alzare dei 3? Cavolo. Cavolo, ho bisogno del vostro aiuto nei commenti, ragazzi. Quale devo alzare di questi 3 bicchieri? Ho paura. Ok, direi alziamo questo. Non c'è niente. Che fa? Che fai, Dancing? E la rimescola. Rimescola tutto. Guardate, ci sono di nuovo 3 bicchieri. Quale alzo? Cavolo, cavolo. Forse questa volta è questo. Ma che cavolo ci fa un coltello dentro un bicchiere? Dancing Serbian Lady, cosa fai? No, non si sbatte i pugni sui tavoli degli altri. Dancing, non mi rincorrere, dai, che basta però. Io mi chiudo in camera e tu non vieni, chiaro? Oh mio Dio, è già dentro, è già dentro. Andiamo in salotto, ragazzi. Corri, 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 non si apre la porta. Cosa cavolo devo fare? Dove mi nascondo, ragazzi? Ce l'ho vicina. Si sta avvicinando sempre di più. Oh mio Dio, mi ha preso! Ragazzi, mi sono salvato per un pelo. Ragazzi, sembra che se ne sia andata spontaneamente la Dancing Serbian Lady. Dobbiamo muoverci a chiamare la polizia, ragazzi. Potrebbe tornare la Dancing Serbian Lady. Vuoi scoprire qual è stata la mia prima avventura con la Serbian Dancing Lady? Guarda questo video, non sai cosa ti perdi.